Allora, io sì, farei così, farei, se non voglio gli altri, ma farei concludere. Allora, due, io dico solo una battuta prima di cedere la parola a loro per le conclusioni, che è questa. Spesso mi si dice qual è la cosa più difficile in politica, non è parlare in pubblico, è mettersi in una relazione di ascolto. Io penso che eventi come quello di questa sera e gli altri che faremo servono proprio a questo, a metterci in una relazione di ascolto e capire che non esistono più problemi di genere, ma esistono problemi comuni. Le mie idee su tutto quello che abbiamo detto, però modo diffuso di parlare da qui alla fine della campagna elettorale, quindi non è questa la sede, io penso che sia più importante sfruttare l'occasione per poter chiedere alle nostre ospiti di dare alcuni spunti, alcune risposte rispetto ai temi che vengono trattati e rimandando all'aperitivo successivo la possibilità di fare eventualmente altre domande per chi non ha avuto il tempo, per chi ha la voglia di porre. Grazie, grazie a tutti, grazie a Bologna Futura per aver organizzato questa iniziativa. Do la parola a lei. Faccio velocissima. Prima domanda, gender pay gap, l'argomento, le donne che guadagnano di meno. Primo, vorrei dire che su questo devo dire che l'Italia è messa relativamente meglio, molto meglio rispetto a molti altri paesi, su, almeno su questo. Una delle difficoltà è che spesso le donne fanno anche più fatica a negoziare, a trattare, tanto è vero, per esempio, nel pubblico impiego dove c'è la contrattazione collettiva sono più protette, hanno meno difficoltà, dove sono più penalizzate sono le libere professioniste, quelle che devono andare a trattare da sole col cliente, quelle che... E qui ci sono tutta una serie di studi, non mi dilungo, molti anni che io ho passato a lavorare e studiare negli Stati Uniti, una mia collega si era occupata molto di questo, aveva scritto un bellissimo libro che si intitolava Women Don't Ask, cioè il problema delle donne che non chiedono, si vergognano, hanno paura anche perché sanno che la società le stigmatizza, una donna che chiede, una donna prepotente, una donna che passa per quella che sa che vuole, eccetera, eccetera. Quindi qui c'è da fare un grande lavoro culturale nell'aiutare, stimolare le donne a farsi avanti, a chiedere, a proporsi anche. Un altro motivo è che le donne si riservano la negoziazione per negoziare per esempio sul tempo di uscita, di ingresso, non sui soldi. Le donne se devono negoziare negoziano ma non sui soldi, su qualche altra cosa. Poi hanno sempre paura di dover chiedere qualcosa in futuro e quindi stanno sempre un passo indietro perché sanno che possono aver bisogno di uscire un giorno prima per i figli e quindi hanno sempre questo problema e la paura a prendersi impegni maggiori per timore di non essere in grado di portarli avanti. Quindi questo è un grande problema culturale. Donne in linea di storia, sono d'accordissimo, te ne dico un'altra, mi permetto di dire tu, donne nella topomastica, quante piazze, strade, viali intitolate a donne abbiamo? Pochissimi. Qui c'è un lavoro anche qui di nuovo culturale, molto dei media, io immagino che probabilmente nella storia si faceva più fatica a promuovere, a diffondere, a fare pubblicità alle donne, molte delle invenzioni, il video che abbiamo visto oggi, tutte le invenzioni fatte dalle donne io non ne trovo manco una. E invece, magari se riusciamo attraverso anche i media a promuovere le donne che raggiungono degli obiettivi, adesso lo facciamo un pochino di più, la Cristoforetti, dobbiamo farlo di più, impegnarci di più, perché ci sono, ce ne sono tante. La seconda domanda, la società è già più avanti, sono d'accordissimo, è un problema che abbiamo, che io vedo tantissimo, la difficoltà che c'è nella politica anche di promuovere un'idea nuova di politiche per la famiglia, per le donne, meno rivendicativa, più propositiva, più egualitaria nel senso vero. C'è ancora creatività, a mio avviso, ci sono ancora idee un po' vecchie. Ora so di toccare un tasto dolente, un po' citato Elisabetta prima, però per esempio in tutti questi anni, io che sono stata 2 o 3 anni in Parlamento, quando si parla di donne, la stragrande maggioranza delle colleghe rivendica l'abbassamento dell'età pensionabile piuttosto che gli asili, cioè sì, gli asili sono importanti, ma la cosa su cui si batte di più è il riconoscimento del fatto che le donne facendo figli sono state sacrificate perché fanno più lavori di cura, perché ne faranno di più e quindi devono tornare ad andare in pensione prima. Quindi come una visione risarcitoria, siccome io riconosco che la donna fa i lavori di
tra lei, la risarcisco, e io mi incavolo, scusate, mi arrabbio perché dico, io non voglio essere risarcita quando ho 60 anni, voglio essere aiutata ora che ho bisogno, io voglio gli asili, voglio i mariti con i congedi, voglio i servizi per gli anziani, voglio essere aiutata quando c'è bisogno, perché non è un problema solo mio, perché è un problema della famiglia, è un problema dei mariti, è un problema dei nonni, perché anche oggi i nonni non sono quelli di prima, hanno anche loro difficoltà, e purtroppo si fa molta fatica a volte a uscire da certi tipi di schemi e a immaginare soluzioni innovative. E questo impatta anche sulla terza domanda, le donne per le donne. È vero, le donne a volte fanno fatica a proporre cose per le altre donne, non solo perché siamo poche, perché non siamo poche, in realtà in questo Parlamento siamo anche più delle legislature precedenti. È che magari ognuna ha una visione un po' diversa e va molto, come diceva un po' anche Elena prima, a fasi di età. Io l'ho visto, le colleghe del 5 Stelle molto giovani pensano che non c'è bisogno di niente, che va benissimo così, perché se una giovane non ha famiglia, non ha figli, forse ancora non si è scontrata e magari non percepisce sulla propria pelle l'urgenza di certe tematiche e le inquadra in una prospettiva. Molti dei colleghi che sono più avanti magari con l'età appunto si concentrano sulla pensione, si concentrano sulla quelle nella fase non sono tantissime, quindi si ritrovano in minoranza a portare avanti una visione magari più incentrata sul valore aziendale, la professione, quindi non è semplice, questo penso sia proprio un ritardo a volte della politica. Però insomma sono d'accordo che la società sta evolvendo, le professioniste, qui però bisognerebbe anche coinvolgere un po', che ne so, le casse previdenziali, degli ordini, ecco, perché anche loro si potrebbero dare una mossa insomma su alcuni temi. E il tema della PA, ora qua veramente ci vorrebbe un altro momento, però secondo me molte cose che stiamo facendo, anche sulla responsabilizzazione maggiore dei dirigenti, sul loro coinvolgimento, secondo me possono essere cose che vanno in una direzione positiva, però sono d'accordo che... Non creativa. Questo è un tema, però se la pubblica amministrazione, tanto per cominciare, cominciasse a fare una valutazione degli obiettivi fatta bene, fatta vera, non come si fa adesso, cioè che se uno ha visto le valutazioni di performance della PA, tipo fare una riunione al mese, convocare, avviare un procedimento, voglio dire, già abbiamo capito di che si parla, no? Se uno facesse una valutazione vera per obiettivi potresti davvero dare un'autonomia vera, perché poi avresti un modo per valutare sul il raggiungimento degli obiettivi. Marco, grazie.